Amici di GRP e Vera TV, bentornati all'appuntamento con Pourparler. Oggi cercheremo di capire se l'amicizia vera tra uomo e donna può esistere. Lo facciamo con la dottoressa Antonella Baiocchi, psicoterapeuta, Daniele Rossi, docente, Peppe Di Caro, fotografo e la blogger esperta di sesso, giornalista Donatella Rosetti. Salve. In collegamento abbiamo la mamma Miss Sole Rori e Barbara Trasatti, social media manager. Prima di iniziare a commentare un pochino, a cercare di capirne di più, io manderei un servizio, guardate un po'. L'eterno dilemma della possibile amicizia tra uomo e donna è una domanda che un po' tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita. Qualcuno sostiene che questo tipo di relazione non sia possibile perché prima o poi potrebbe entrare in campo l'attrazione fisica o addirittura un sentimento amoroso. Già Oscar Wilde nel 1800 lo scriveva: fra uomo e donna non può esserci amicizia. Vi può essere passione, ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia. Oggi uno studio della Norwegian University of Science and Technology ha messo un punto sulla questione. Non può esistere, perché gli uomini hanno sempre in mente il sesso e finiscono per fraintendere gli atteggiamenti amichevoli delle donne. Di contro, le donne fraintendono i segnali di interesse sessuale dei maschi come semplice amicizia. E voi cosa ne pensate? Ci può essere solo amicizia o l'attrazione è perennemente in agguato al punto da rendere l'amicizia meno sincera? Io partirei col capire bene cosa si intende per amicizia, dottoressa. Beh, diciamo che l'amicizia è una delle più grandi risorse che abbiamo per scaldarci la vita, il cuore, per non sentirci soli. Ma una buona amicizia sicuramente ha a che fare con la capacità di lealtà, di trasparenza, di reciproca disponibilità ad aiutarsi. Questo è, diciamo, il fondo di una buona amicizia. Un amore in qualche modo sano, dal mio punto di vista, non può prescindere da un'amicizia di fondo, cioè da un rapporto che ha le qualità che ho sinteticamente espresso poco fa. Il concetto di amicizia è cambiato nel tempo? No, beh, il concetto di amicizia è sempre quello, tra virgolette, c'è un concetto, cioè o siamo amici in qualche modo di una relazione di reciproco rispetto, dove io sono amica tua e tu sei amica mia, e vuol dire che in qualche modo siamo accomunati da dei valori che ci permettono in definitiva di non fare una relazione sbilanciata, no? Oppure non è amicizia, è una falsa amicizia, dove qualcuno, uno dei due, ha preso un granchio. Ma come facciamo a riconoscere l'amicizia, quella vera? Daniele. Ma io penso che l'amicizia sia un valore fondante, lo è ancora di più al giorno d'oggi, visto che si parla di nuovo umanesimo. Dunque diventa imprescindibile la relazione intesa come relazione con l'altro, ed è l'essenza della vita, cioè quello che letteralmente ci fa esistere. Oggi ancora più di ieri, dove c'era un'ottica, ecco, magari un po' più centrata sull'uomo e sulla persona. Donatella? Ma l'amicizia tra... Cos'è per te? Ce l'hai tipo, anzi, innanzitutto, un miglior amico? Miglior amico? No. Quindi tu non credi nell'amicizia tra uomo e donna? No, in realtà non mi è capitato. Quello disinteressato? No, ho avuto sempre più amicizie femmine che... Perché? Perché purtroppo anche quando sono amichevole ci sono sempre, gli uomini hanno delle risposte un po' troppo standard effettivamente. Tra donne, cioè... ci si intende sempre di più. No, vabbè, non è quello il punto, perché io conosco tanti amici che hanno delle amiche femmine e sinceramente sono delle persone, gli uomini sono delle persone rispettose che capiscono che poi bisogna anche averci una mentalità abbastanza sviluppata per avere un'amicizia sana, perché come abbiamo visto cioè le relazioni tossiche è un attimo che arrivano,
Ci potresti scrivere un articolo? Sì, già fatto, già fatto. Relazioni tossiche già scritto, perché purtroppo ne ho incontrati tantissimi di uomini che hanno dei problemi relazionali e per questo motivo non riesco neanche tanto a distinguere alcune azioni amichevoli piuttosto che azioni diciamo amorose o sessuali, quello che è. Potrei inserirmi con la nostra amica dicendo sì. Che prima di tutto di relazioni tossiche ce le dobbiamo aspettare dagli uomini ma anche dalle donne, perché questo sì. È fondamentale. Secondo, che un rapporto in qualche modo tra uomo e donna per diventare veramente un rapporto di amicizia deve necessariamente, a causa della cultura che abbiamo, in qualche modo affrontare il discorso della sessualità, in qualche modo parlarsi di questa non disponibilità ad andare oltre un rapporto in qualche modo di una certa distanza. Perché spesso e volentieri nella, diciamo, amicizia tra uomo e donna c'è spesso e volentieri sempre qualcuno che si sta illudendo, che aspetta nel silenzio che questo rapporto di amicizia in qualche modo diventa qualcosa in più. E infatti quando sono molto chiara e precisa scappano, il tipo tutti, scompare. Allora non mi interessi. Io ho un migliore amico, ma io guarda, io anche Ludovica distinguo le due sfere, una cosa indispensabile, anche se è vero quello che è stato detto anche dalla dottoressa, che è necessaria anche la chiarezza, perché la chiarezza mette dei paletti ad un rapporto. Oggi se ne vedono di tutti i colori, come avete accennato anche in precedenza, e quando una persona è leale, onesta con se stessa e con gli altri, non lascia di certo adito a dubbi. Vabbè, Barbara, però c'è un attimo, Barbara, ce l'abbiamo Barbara? Non ce l'abbiamo Peppe? No, dicevo che allora le amicizie a mio giudizio sono quelle che uno si porta dietro da sempre, quelle dove tu non devi indossare nessuna maschera perché quello già sa tutto di te e quindi stai a posto. Le amicizie che ti costruisci da adulto quando hai un ruolo sociale sono amicizie diverse, amicizie, anche conoscenze. Quindi bisogna fare la distinzione tra gli amici nuovi e quelli vecchi. Adesso quelli vecchi vanno bene, quelli nuovi no. Okay. Di noi. Io oggi ho conosciuto queste due signore, va bene? Allora, esiste un'amicizia quando c'è un tentativo di primo passo, no? Perché se noi ci salutiamo, buongiorno Core, ciao. Quella è una conoscenza, ecco. Non è un'amicizia. Allora io telefono domani alla signorina. Senti, ciao, ci siamo conosciuti. Allora, dopo la terza telefonata, la signorina si comincia a chiedere, ma questo che vuole? Cioè, no, ma deve essere una parte, Peppe, scusami, da parte di entrambi questa voglia di conoscersi, non da una reciprocità. Parte di... No, ma è anche giusto che se qualcuno ha il desiderio di buttare l'esca per vedere se pesca qualcosa di più, è anche giusto che lo faccia. Però, vedi, la chiarezza è fondamentale, come hai detto prima, come ha detto prima il nostro amico. La chiarezza nella relazione è fondamentale, cioè perché una vera amicizia, un vero rapporto in qualche modo di sano, si crea quando io in qualche modo dico all'altro quello che veramente penso. E se l'altro, pur deluso, in qualche modo accetta questo mio punto di vista, in qualche modo quella ecco è che è una relazione. Se tu mi chiami, sì. Ok, dopo questa puntata mi chiami, sì. Io non ti dico dopo tre chiamate, no, qualcosa, non mi metto in mente qualcosa dopo tre chiamate, io per come sono me lo metto in mente subito e ti dico perché tesoro mi ha chiamato, esatto, no, e esatto. Non uso la parola tesoro perché tu la potresti in qualche modo interpretare come certo, cavoli, certo. In qualche modo lei c'è. Quindi ci rendiamo conto di quanto sia difficile. No, è difficile. Beh, perché purtroppo non conosciamo la bici delle relazioni. Ma se si vuole da entrambi, perché no? Come? Dico, è difficile a costruire tipo un'amicizia ad adulti, ma se si vuole da entrambe le parti, cioè se io lo voglio, tu lo vuoi, perché no? No, certo, può scattare. Ma come fai a sapere che tutti e due vabbè, la vogliamo? Io vengo qui, per esempio, vengo in trasmissione due volte, tre volte, quattro volte, mi trovo bene sì. Con te, non è detto che io decido. Io ma nell'amicizia, che... no, scusami, lì un'amicizia. Scusami Ludovica. Noi stiamo parlando dell'amicizia di una certa qualità, bene, non della conoscenza in qualche modo ma poi sommaria. Ma i confini dell'amicizia, tra virgolette, possono in qualche modo essere
cambiare nel tempo. Esatto. Io e te ci troviamo bene, eccetera, bene, e quindi ci vediamo, andiamo a mangiare insieme. Che ne sai se io in qualche modo apprezzo le donne, perché oggigiorno non si può più parlare, tra virgolette, non di possibile amicizia tra uomo e donna. A volte bisogna anche in qualche modo inserire, è possibile un'amicizia tra uomo e donna e donna? Mi spiego? Perché? Perché il discorso sessuale della possibilità di instaurare una relazione che vada oltre in qualche modo non ha più confini oggi. Quindi nel tempo quella che oggi è una conoscenza può anche trasformarsi per ognuno di noi con un altro tipo di obiettivo. Poi io credo che nella costruzione della conoscenza, perdonatevi, ognuno ha i suoi tempi e i suoi modi, e questo è estremamente soggettivo. Ecco, molto spesso ci si scontra invece con delle reticenze da parte dell'altro, ed è lì che ci si dovrebbe arrestarsi. Invece, ecco, magari molte persone vanno oltre e si creano facilmente dei disguidi. Sì, ma anche perché forse c'è, in quel caso ci si mette c'è poca intelligenza, come posso dire? C'è poca educazione sentimentale. Poca educazione sentimentale. Questo è il discorso. Giusto. E si può colmare questa lacuna. Se si va a fare con una persona specializzata, che dico e ripeto deve essere uno psicoterapeuta, perché bisogna conoscere delle dinamiche che vanno oltre, se si va a fare una educazione a una relazione sana, in qualche modo acquisisci le strategie per riconoscere i confini di tante questioni. Io per penso anche che la socializzazione essa stessa aiuta e fa da educatore per le nuove generazioni che si devono approcciare e che si affacciano a questo mondo. Una persona che magari rimane chiusa nel suo guscio e non è mai uscita, non ha mai varcato quella famosa soglia, ecco, magari farà un po' più di difficoltà, secondo me. Vado da Barbara. Barbara, mi senti? Sì, può esistere un'amicizia tra uomo e donna, secondo te? Sì, secondo me sì, io ne sono testimonianza di questa cosa. Ho due amici di lunghissima data con cui ho fatto un percorso, come giustamente diceva la psicologa con voi in studio, perché nasce con l'attrazione dell'uomo nei confronti della donna, ma una volta chiarita la posizione, coscientemente ed intelligentemente si dice: bene, non ci può essere un rapporto di altro genere perché io non sono interessato a questo rapporto, e la storia va avanti. Ovviamente secondo me l'amicizia tra uomo e donna deve essere testata negli anni, è una cosa lunga, però un rapporto tra uomo e donna pulito di vera amicizia può essere un completamento sia per l'uno per l'altro, perché è libero da qualsiasi tipo di gelosia che a volte tra donne si potrebbero creare, ed è fonte di ispirazione perché il nostro pensiero è diverso da quello degli uomini. Quindi a volte avere un amico uomo che ci suggerisce il pensiero degli uomini può far comodo. Poi ovviamente ci sono anche tante dinamiche da gestire: se il tuo amico è sposato, la gelosia della compagna nei confronti dell'amica, sono tutti fenomeni e situazioni da gestire con molta delicatezza, ovvio. Quali sono secondo te i fattori che fanno nascere l'amicizia vera tra uomini e donne? Ma guarda, secondo me il processo di socializzazione è automatico e ripercorre poi delle tappe, degli elementi che sono legati alla soggettività sia dell'uno che dell'altro. Cito un esempio: magari a me viene più facile stringere amicizia con una persona che condivide quelle che sono le mie stesse passioni, che magari pratica il mio stesso sport, così come a volte può nascere un'amicizia grazie o in virtù di una simpatia. Ecco, basta poco per accendere la miccia, ma l'amicizia secondo me è una fiamma che va alimentata. Ecco, sono poche quelle amicizie che sono destinate a resistere nel tempo, e sono solo quelle, a mio modo di vedere, che devono essere chiamate amicizie
devono essere intese come tali. Io poi, già che ci sono, sono perfettamente d'accordo con Viviana sulla questione dell'amicizia che travalica poi il genere. L'amicizia tra uomo e donna può esistere ed è sempre esistita, la storia lo insegna, e magari, ecco, può essere anche utile per le dinamiche che stiamo vivendo, anche se magari può essere una minaccia nel momento in cui si entra all'interno delle dinamiche di una coppia. Noi Sole, stiamo, noi... Sole, un attimo Peppe, scusami. Sole, prego. Sole, non ti sentiamo. Sistemate cortesemente il microfono. Sì, alziamo l'audio a Sole perché non la riusciamo a sentire. Non la sentiamo, Peppe, dici no, pure. No, dicevo appunto che noi stiamo parlando di Harry, ti presento Sally. Se voi andate a vedere questo film di Woody Allen, parla proprio di questo. Harry, ti presento Sally. È un film che parla proprio di questo. E quindi io pregherei gli amici da casa, anche noi, di rivedercelo, perché descrive proprio tutta la dinamica che esiste tra uomo e donna, tra amicizia, che poi sfocia in un amore, e va bene. Ma quali sono i vantaggi di avere un'amica, Peppe? L'amica, per esempio, serve se devi far ingelosire qualcuna, allora chiami l'amica. Ecco, vedi, quindi serve. No, gli chiami là, allora ti metti. Dai, quindi quando ho detto serve davvero. Oppure, che ne so, devi fare una parte, allora interviene la donna, oppure... In altre situazioni... Quindi una tua complice deve essere. Ma certo, ovvio. A tutti non gli effetti. Non ci può essere amicizia se non c'è complicità. Sì, oh, ma che sta scherzando? Scusate, posso dire una cosa? Secondo me non c'è distinzione caratteriale tra maschio e femmina, cioè un amico maschio vi può servire per questa cosa qui, no, servire oppure anche meno è pettegolo. No, no, ma adesso anche a rispondere a quello che ha detto Barbara, cioè nel senso... l'amico maschio può essere pettegolo e può essere anche rivale sul lavoro o in generale, ti può anche nutrire invidia nei tuoi confronti, e ma ovviamente ma lo sa fare di questo più, perché dice. L'ho vissuto, no, sa fare di più con no, tecnica, me proprio, cioè, su questo proprio parità, perché dipende dai caratteri, cioè non è che se sono maschio sono meno pettegolo, oppure non sono uno che non me ne frega niente dei sentimenti, ste cacchiate che insomma sono degli stereotipi, capito? Non si può, cioè l'amicizia è molto più neutra di quando uno pensi. L'amicizia con una persona, un'amicizia vera, c'è quando sicuramente ci sono alcune caratteristiche. Una delle prime caratteristiche ha a che fare con il fatto che lei non mi giudica. In qualche modo lei o lui, in qualche modo è disponibile ad ascoltare le parti più limitate di me, che io considero in qualche modo negative, e in qualche modo non mi abbandona, non mi giudica, non mi punta il dito. Già questa è una grande caratteristica per posare in qualche modo il rapporto di amicizia. Daniele, è una forma d'amore l'amicizia? L'amicizia non è assolutamente una forma d'amore, ma può impreziosire l'esistenza di ognuno di noi. La può rendere più ricca, anche migliore per certi versi. Non sono molto d'accordo. Spesso si sente il bisogno e la necessità di interloquire con qualcuno anche solo per raccontargli una storia, quindi ecco, c'è anche questa finalità terapeutica. Non quindi... sono d'accordo, però dopo commenterò. Ok, quindi perché devo mandare la pubblicità, rimanete qui. A tra pochi... Intanto ti saluto perché so che devi andare via. Sì. Voi rimanete qui. Saluto a tutti voi, grazie perché Ludovica. Perché tra pochissimo continuiamo a discutere su questo argomento interessantissimo. A tra poco. E se per qualcuno l'amicizia non è una vera e propria forma d'amore, c'è anche chi pensa il contrario, dottoressa. Beh sì, infatti io credo assolutamente che l'amicizia vera, che è in qualche modo tra le varie caratteristiche contiene quelle che ho espresso prima, l'amicizia vera è sempre una forma d'amore, assolutamente. È la capacità di sapersi mettere nei panni dell'altro, di saper intercettare le sue emozioni, di saper ritendere la mano quando è in difficoltà e soprattutto quando fa delle cose, degli errori che in qualche modo mi fanno veramente inorridire. In qualche modo non perdere di vista che di fronte a me c'è qualcuno che amo, e quindi amicizia è amore.
Tutte le altre che non contengono queste caratteristiche, diciamo, sono delle amicizie fallaci, in definitiva sono conoscenze anche opportunistiche. Se io in qualche modo esco con una persona solamente quando vado a divertirmi, quella non necessariamente è un'amicizia, quella è una conoscenza in qualche modo che può non avere niente a che fare con l'amicizia. Sole, sì, allora, quali sono le regole dell'amico? Allora, in teoria dovrebbe essere il fatto di riuscire ad ascoltarsi e quando la persona è in difficoltà aiutarlo o aiutarla, però non sempre è così. Io posso solo dire che per quanto riguarda l'amicizia, sia uomo che donna o tra amiche, ho grandi difficoltà a crederci. Ho avuto nella mia vita delle persone che si sono avvicinate molto per fatto di fare amicizia, però quando magari mi proponevo per poter essere diventata amica loro, automaticamente non continuava. Era solo un opportunista, la persona vicino a me, oppure solo giudicare. Quindi faccio grande fatica. E se parliamo di uomo o donna, è difficoltoso la cosa. Perché spesso avviene questo, dottoressa? Si rimane delusi da delle persone? Beh, che si perché in realtà sono d'accordo con Sole, che la vera amicizia in definitiva sono eccezioni nella nostra vita. Perché? Perché la vera amicizia in qualche modo ha a che fare con una capacità di instaurare una relazione su basi assolutamente di valori di reciproco rispetto. Uso sempre questo termine per far Infatti, capire. Infatti io quando sento dire tipo e tanti tutti amici sono pronti. Mi risulta anche un pochino strano perché io veramente i miei amici si contano sulla punta delle dita, sulle dita. Ma, certo, diciamo. Ma assolutamente. Quindi gli altri sono conoscenti, persone vedi, con cui condivido dei momenti. Ludovica, certo, Ludovica, certo. Ciò che rompe le relazioni è il fatto di trovarsi di fronte alla diversità dell'altro e io mi allontano di fronte a una tua diversità che a me non piace. Perché? Perché in qualche modo sono animato da una convinzione, che è una convinzione tossica, di credere che ciò che diverge dal modello che io ritengo giusto sia sbagliato. Finché noi aderiamo alla credenza falsa che esista una verità assoluta, un modello giusto, in qualche modo tutte le relazioni quando vengono si rompono quando ci si viene a scontrare con l'altro che ci mostra una parte che a noi non piace. La capacità invece di rispetto è quella che è di fondo l'ingrediente fondamentale per una amicizia sana. Barbara, è un amore sano, attenzione. Si può essere amici del proprio ex? No, secondo me no. Sarebbe consigliabile di non esserlo, perché poi se deve essere ex, se si mantengono questi rapporti, c'è sempre qualcosa sotto. Ma io vorrei puntualizzare con quello che stavate dicendo da studio, che a volte concordo con il fatto che l'amicizia è una forma di amore e a volte è una forma di amore ancora più difficile da gestire dell'amore stesso, perché non c'è il coinvolgimento fisico e quindi magari tu con un fidanzato riesci a sistemare un litigio con un rapporto di pelle, cosa che con l'amicizia non hai assolutamente. Peppe, cosa ne pensi? Io, allora, ho un mio modo di vedere le cose che è quel modo che mi ha insegnato un po' la vita, le persone che ho incrociato, non gli amici ma anche i conoscenti, anche no, i compagni di viaggio su un vagone di un treno. E quando un rapporto tra due di amicizia funziona, adesso tu hai chiesto alla signorina se può funzionare un rapporto di amicizia tra due ex, no? Addirittura, sì. No? E bisogna vedere come si sono lasciati questi due ex, perché se questi due ex si sono lasciati, che stavano bene insieme, che uno completava l'altro e poi si è rotta la storia per un tradimento, è un conto. Ma non se uno dei due... Lasciati. Altro non si sarebbero lasciati? No, non dicevo... Non si sarebbero lasciati? No, dicevo questo, cioè che se due persone, no, che stavano bene insieme e poi si è scoperto un tradimento, all'improvviso quella dice basta, tronchiamo. Un conto invece è che due si lasciano perché l'altra si è raffreddata, porella, ma io ti voglio tanto bene,
ti amo, però non provo più attrazione, l'uomo diventa impotente, per cui vabbè, Porello, allora dico, capite che ci sono tante dinamiche. Sistemate cortesemente l'audio di Barbara, senz'altro, diciamo, rimanere in buoni rapporti con il partner sarebbe la cosa, sarebbe la cosa più auspicabile, ed è un qualcosa che dovrebbe assolutamente esserci se ci sono i figli. Ma portato via questo discorso, ritornerei a un'interessante osservazione che ha fatto la nostra amica, cioè sul fatto che il rapporto di amicizia con una a volte può essere più difficoltoso che non un rapporto d'amore. Perché? Perché con il proprio partner puoi in qualche modo sistemare dentro il letto le divergenze che sono fuori dal letto, mentre invece con un'amica non puoi. Beh, qui io farei una riflessione. Lei ha parlato di una credenza molto popolare ed in voga, cioè che sistemi tutte le discrepanze che hai con il tuo partner dentro il letto, se c'è una buona sessualità. No, io dicevo questo un'altra è cosa. Una assolutamente no, tu non c'entri, sto parlando a lei, non sto rispondendo a te. Io ho detto che a volte con l'amicizia si fa più fatica, ma non ho detto che le discrepanze con un partner si sistemano dentro al letto, assolutamente no. Ho detto che nell'amicizia c'è un rapporto ancora più. E allora cosa c'entra la sessualità? Perché hai detto con in un rapporto d'amore la sessualità ti può aiutare? Io ho detto che a volte quando si litiga con un'amica o con un amico, cioè è più difficile da sistemare. Invece quando si litiga con un partner è più facile, perché poi c'è il sesso che aiuta a mettere una... giusto? Noi non la sentiamo, Barbara. Beh, allora, questo è un concetto che io devo assolutamente dire la mia. Bene? Perché quando una coppia crede il concetto sul fatto, sul fatto che in un rapporto d'amore con un partner puoi risolvere, diciamo, la litigata dentro il letto. Questo è un grande pregiudizio, perché dentro il letto puoi risolvere la litigata momentaneamente, ma i motivi del litigio sono rimasti, e come l'acqua cheta possono far cadere i ponti. No, ma io non parlo di te. Ma non parlo di te, sto parlando dell'osservazione della ragazza. Lei voleva dire che praticamente con la fisicità si può risolvere un po' di più. Sto dicendo questo, non è vero niente. Però non è così, cioè la dottoressa sta dicendo no, non è così. Non è così. Perché sì, ho capito cosa ha detto la dottoressa, ma cosa pensi? No, io sono d'accordo, cioè nel senso. Ti illudi. Infatti volevo far notare questa cosa, invece l'ha fatto notare lei. Cioè con la fisicità non si risolve nulla, perché dopo comunque il problema è lì che ti aspetta fondamentalmente, e con l'amico bisogna fare uno sforzo che deve essere reciproco, certo. Ci deve stare reciprocità. Ti interessa che noi risolviamo questo problema, questo litigio? Uno sforzo comunicativo, che purtroppo è quello che non si sa fare. Purtroppo le persone molte volte, parlo anche di amiche vicine, lasciano delle situazioni a languire, certo, perché soprattutto dopo i 30 anni vedo che vabbè, ognuno ha la propria vita, ognuno deve gestire. Oppure magari si fidanzano queste persone e abbandonano tutte le amicizie. Secondo me non si può fare errore peggiore. Beh, ognuno fa quello che per lui è la cosa più giusta. Sì, però poi quando ti lascia torna, puoi non tornare, scusami. Però il problema il problema più grande è affrontare le cose, cioè come se fosse un qualcosa di negativo dirsi... Sciogliere il nodo. Ecco. Ma le modalità per sciogliere i nodi sono quelle che mancano nel 2022. Perché? Per sciogliere i nodi crei il reciproco rispetto, ma non si conosce la modalità. E quindi si lasciano i nodi e si mette un tappo col sesso. Comunque, che bello, abbiamo risolto. Andiamo a un passaggio successivo, no? Sì, però allora, era rimasto in sospeso il mio intervento. Va bene, dai, veloce. No, è per carità, ormai non dice, me lo ricordo più. L'anno, ecco. Devi subire, ma è difficile una situazione vulnerabile. Le donne attivone sono. Allora, come vanno gestite le amicizie quando poi ci si fidanza, secondo te, Peppe? Ah beh, purtroppo io mi sono sposata da 20, cioè purtroppo. Vabbè, ci si sposa, è uguale. Da certi punti di vista. È uguale, dai, si fidanza, si sposa, cosa per fai? Per cui sono rimasto sempre solo. Molto solo, sì, non ho avuto amici, per cui non posso dirtelo con... Va bene, non me lo può dire, Sole. Guarda, ora come ora, da quello che vedo i ragazzi al giorno d'oggi, io vedo ad esempio i miei figli,
che quando hanno un compagno, un ragazzo, qualcosa, mettono dei paletti, in suo senso, sto con il mio ragazzo, però ho anche le mie amicizie, voglio trovare il tempo assoluto per le mie amicizie e mi sembra anche giusto. Nel periodo della mia età, ecco, anche con le persone che magari hai in studio, scusa la ragazza, immagino, ecco, quando si aveva un compagno, esclusivamente si era col compagno, oppure si usciva tutti e quattro insieme, magari con altre coppie, eccetera. E sinceramente penso che questa cosa, magari dopo le amiche o gli amici, non è che ne hai coltivati molti, perché essendo che sei in quattro o in sei o quello che è in compagnia, non è che continui molto l'amicizia vera e propria, è solo un po' di compagnia per uscire, per stare insieme e poi si torna a casa. Secondo me i Barbara, ragazzi al giorno d'oggi fanno benissimo a fare questo. Barbara, Barbara, ci Secondo me sei? adesso. Sì, ci Barbara, sono. mi Sì. senti? Sì. Cosa succede secondo te quando hai magari il migliore amico che è un uomo e ti fidanzi con un ragazzo? Come Sicuramente si può gestisci le due creare. relazioni? Sicuramente si può creare un senso di gelosia all'inizio, quindi bisogna saper gestire, perché se tu sei abituata a frequentare sempre il tuo amico, che può essere il tuo confidente, all'inizio quando il rapporto cambia, no? All'inizio i rapporti ti dedichi un po' più alla storia d'amore, quindi dipende molto dalla gestione, dal coinvolgere l'amico, ci potrebbero essere dei problemi, come no? Ecco, insomma, è molto secondo me legato ai caratteri, al modo di vivere delle persone, come diceva Sole. Oggi i giovani, ma anche i meno giovani, si sono adeguati un po', no? Anche le donne stesse mantengono i propri interessi, vanno a cena con le amiche, quindi secondo me Fortunatamente i tempi sono cambiati. assolutamente sì. Comunque, come ci accorgiamo invece quando l'amicizia è finita? E Ma come ci si io deve ho delle comportare? amicizie che sento una volta ogni 5 mesi, 4 mesi, ma perché c'è un magico accordo di fondo che ci unisce da 25, 30 anni, per cui non è che serve Cioè tutti i non giorni va questo alimentato ogni accordo, ma giorno. per carità, ma Però diventa no, effettivamente anche un lavoro, ma perché ci sono delle persone assolutamente che no. vogliono essere chiamate, vogliono essere cercate, lì Beh, diventa le veramente persone che vogliono complicato. essere chiamate e cercate, che ti mettono un determinato percorso, se vuoi continuare ad essere mio amico, in realtà non sono amiche sane o amicizie E poi sane. magari tante volte sono gelose anche che esci con Come altre no? Quella, ma persone. lì c'è un'amicizia tossica, è una relazione tossica che si instaura. A te è mai capitato questo, Donatella? Sì, Un'amicizia infatti, tossica? no, sì, ma non ce Proprio l'ho più. tossica? No, no, io dico sempre le cose molto chiaramente, quando c'è una persona che attua questo tipo di atteggiamento, se è una persona intelligente, magari dico anche il motivo per cui non ci possiamo vedere più, perché almeno 10 anni fa ho avuto un'amicizia un po' troppo morbosa, che poi un'amicizia femminile che cioè, mi trattava come se fossi la figlia, ma che fai, dove vai, esci così, e era abbastanza soffocante. Però purtroppo anche se alle persone gli dici veramente come stanno le cose, questo vale un po' per tutte le relazioni, se non riescono a comprenderti o a Certo. capire proprio il nesso, purtroppo penseranno sempre che sei stato tu il Cerbero o comunque la persona negativa, eccetera, eccetera. Ma non ci si può fare niente, si chiude e Io basta, mi ci insomma, si va sono avanti. trovato in una situazione del genere, sai? Mi ci sono Sì. trovato, sì. Perché mi sono trovato a interessarmi all'altro, all'altra. Però è chiaro che, come dicevamo prima all'inizio, no? Io mi interesso a te una volta, 2 volte, 3 volte, e poi tu hai detto un termine che disse anche l'altra, disse soffocante. Questo termine soffocante, ma Ma io tu eri voglio interessata a sapere, questa ma io, persona ma oppure? certo, Ah, ovvio era che ero diverso interessato. allora. Beh, il discorso qui è un Beh, io voglio altro. sapere. Ti Sì, telefono però. proprio Sì, perché ma se voglio c'è un sapere interesse di altra come natura, stai. e Come torniamo vuoi al sapere? discorso Non ho di prima. capito. Non ho capito. Tu sei Io stato volevo tacciato di sapere essere di te. soffocante Certo, e voglio rivendichi Ma il perché ti diritto piaceva questa di donna? sapere, rivendichi il Ti diritto di piaceva questa sapere. donna, perciò. Ho perso il. Aspetta. Ti piaceva questa donna? No, è una ragazzetta, una ragazzetta. Ma che significa io voglio sapere? No, Scusa. io spiego La quello che. ragazza, da come ha parlato, ha fatto intendere che c'era un rapporto con una persona molto più grande di te.
No, no, era la mia stessa coetanea. Ah, la mia scusa, stessa età. Allora, non importa l'età. No, no, dicevo, allora, soffocante nel senso che non mi lasciava i miei spazi o comunque era troppo, si impicciava troppo, magari si intrometteva anche in amicizie che lei non conosceva e il sistema di allarme penso che più o meno ce l'abbiamo tutti. Ho capito che lei poteva essere in qualche modo nociva anche per questi altri tipi di relazioni e col senno di poi non mi sono sbagliata. Per fortuna non mi sono capitate tantissime amicizie così, purtroppo più tra donne sì, diciamo che c'è stata un po' più di invidia che poi ho scoperto dopo, perché quando gli vuoi bene un amico veramente sei un po' anche un po' cieco fino a che insomma non succedono le cose veramente gravi che dici ok, beh, adesso il è ora fatto di mettere i puntini sulle i. Che volevo raccontare io. Riguardava purtroppo un grande esaurimento che pigliò a questa mia amica. Ah. Grande esaurimento, ma proprio a livelli okay. Proprio forti. Allora io incominciai a telefonargli per fargli compagnia e mi interessava sapere come stava, mi interessava. E lei mi mandava delle foto anche di suoi gesti non sempre troppo, hai capito? Qua di là, insomma, io mi sono impaurito e stavamo tutti i giorni a telefonare. Tutti i giorni, come stai, come non stai, eravamo in pieno lockdown, quindi il telefono diventava l'unico modo di sentirsi, perché non ci si poteva andare, no? A vedersi. E lei a un certo punto usa la tua stessa parola, mi sento soffocare. Ma caspita, ma tu stai male? Ma appunto, però secondo me Peppe ti sei risposto da solo, cioè uno che sta così, cioè nel senso ovviamente non vuole sentire nessuno, già il problema è il mondo, te l'ha detto. No, esatto, non voleva sentire Scusami, nessuno. Ho capito, allora, questo è un altro contesto, in quel è il caso, contesto di aiutare qualcuno che certo, sia di pericolo. In ma quel forse, caso, scusami, prego. Nel momento in cui capisci che il tuo modo di aiutarla in qualche modo la fa allontanare, piuttosto infatti, che... Infatti non mi sono fatto sentire no, più. No, scusami, no, dato che stiamo parlando di come aiutare chi è in difficoltà, a quel punto, se eri veramente preoccupato, ti dovevi forse attivare con interloquendo con la parentela, infatti, in qualche modo. Mi infatti, spiego? Infatti, attivando qualcun altro. Infatti, però lei in questo infatti, caso... Infatti che vuol dire che l'hai fatto? Certo. E allora sta a posto. Beh, non puoi oddio. In qualche modo invadere qualcuno che è maggiorenne e non vuole essere invaso, capisci? Sì, quindi sì, no, cerchi io ho capito, di aiutarlo. Volevo, certo. Volevo raccontare... Peppe si è confessato e voi me lo aggredite. Scusate. Volevo mettere... No, no, vabbè, no. Scusami. Scherzo, ovviamente. Sono sembrata aggressiva. No, dottoressa, no, assolutamente. No, no, è soltanto, sto dando ragione, bravo. È soltanto un modo di esserci. Certo. E se tu mi dici che sono soffocante, no, mi fai riflettere e ti dico che purtroppo non voglio sempre esserlo. Si può... correre in soccorso e della... ce ne faremo una Bravo. Ragione Hai non capito? Abbiamo più tempo a disposizione io devo mandare la pubblicità perché poi Peppe parliamo del Grande Fratello ecco. Un argomento che ti piace sei pronto? Beh, oddio c'ha quasi ma no c'ha 20 anni sta trasmissione quindi ormai pubblicità a tra pochissimo E torniamo a parlare della casa più spiata d'Italia, il Grande Fratello, una puntata, quella di lunedì, all'insegna di amori irrisolti e argomenti scottanti. Per l'occasione do il benvenuto alla nostra Viviana, l'esperta di gossip, che sicuramente ci potrà dire di più su questa puntata davvero particolare. Viviana. Oh, carissima, ciao a tutti. C'è tanto da dire, che puntatona. Io credo che la parola idiozia sia la parola che corona quella puntata. Si sta davvero esagerando, infatti. Partiamo innanzitutto dal colpo di scena che fa saltare, diciamo, un pochino gli schemi, complice il vino, il bacio tra Delia e Soleil, di cui è stato proprio discusso nella puntata di lunedì sera. Sì, sì, ma guarda, è un bacio che non è piaciuto a nessuno, perché al di là che i baci sono qualcosa di bello, che siano etero o siano di altro tipo, ma il bacio, se dato con amore e con passione, è sicuramente bello. Lì c'è stato, e non voglio dare la colpa al vinello, al buon vinello, ma lì c'è stato proprio una volontà dei tre, soprattutto delle due protagoniste, e c'è molto da dire soprattutto di una Soleil
che dice sentivo negatività e quindi ho dato questo bacio. Allora, da domani che noi abbiamo, non so, mettiamo la lite con la vicina di casa, che cosa facciamo? La sbaciucchiamo anziché, non so, presentare querela. Un nuovo modo, insomma, di affrontare le negatività e le litigate tra vicini, non vicini, quello che succede nella vita. Dispiace solo che Alfonso Signorini in questo abbia fatto passare tutto con una grande... Infatti vita. Voglio poi arrivare proprio ad Alfonso Signorini, ma prima chiedo alla nostra Donatella, cosa ne pensi di questo bacio? Ti ha stupita, te l'aspettavi? Ma, fa parte di una strategia? Ma probabilmente sì. Cioè, nel senso che mi è sembrato un po' gratuito, tanto per far parlare più la gente di certo, loro. Alla certo. fine siamo abituati anche ai baci tra persone dello stesso sesso, quindi non è che c'era tutto questo scandalo. Magari lo scandalo stava nel fatto che prima non si potevano vedere e poi a un certo punto si sono baciate così. Peppe, tutto studiato? È ovvio, se io adesso mi alzassi e baciassi te, ne parlerebbero tutti. E quindi sì, fa parte del gioco. Ricordiamoci che dentro questo scatolone che è la televisione, tutto è studiato da dei tecnici, da degli psicologi, per cui, sai, la spontaneità, insomma, non è proprio... Chiedo alla nostra dottoressa. Dottoressa, fino a che punto si può arrivare per un po' di notorietà? Beh, si può arrivare a qualsiasi punto, che anche estremo, ma io punterei il discorso sul fatto che in questo trio dove diciamo la moglie in qualche modo è spodestata dalla coppia, da un triangolo voluto dal marito, questa è una situazione che si ritrova molto spesso anche nella vita quotidiana, dove in qualche modo uno dei partner che non sa stare fermo, in qualche modo farsi bastare la sua donna o il suo uomo, attenzione, non voglio mai stigmatizzare per sesso, in qualche modo il partner più dominante cerca di condizionare la partner o il partner più fragile ad accettare come normalità, diciamo, ciò che a lui piace. Questo comunque del Grande Fratello è un uomo, dal mio punto di vista, prevalentemente e sensibilmente egocentrico. Ma dove le cose devono andare come lui ma vuole. Ma quali sono le tipologie di donne più inclini a subire il condizionamento psicologico dell'uomo? Le tipologie di persone più inclini a subire il condizionamento di interlocutori maschi o femmina che in qualche modo li condizionano sono le persone che non hanno un'identità in definitiva ben definita, le persone che prevalentemente hanno fatto proprio una ricetta d'amore che coincide con il non ti deludo, che quindi hanno difficoltà a deludere, che considerano in definitiva che la prerogativa per piacere a qualcuno sia quella di non creare una delusione al partner. Queste sono persone prevalentemente che gestiscono le relazioni in una maniera passiva, cioè tendono a clonarsi con l'interlocutore. Ma il manipolatore, in questo caso Alex Belli, si rende conto che sta manipolando, scusate il gioco di parole? Ma molto probabilmente sì, ma non è che si rende conto che sta manipolando. In qualche modo lui sta cercando di tirare l'acqua al suo mulino ed è una persona insistente, punto. Chiunque insiste in una maniera in qualche modo esagerata a volere dall'interlocutore qualcosa che l'interlocutore in qualche modo non vorrebbe, in qualche modo scade nella manipolazione, scade nella mancanza di rispetto del proprio partner. Perché è giusto insistere per cercare anche di convincere qualcuno a fargli piacere quello che a me piace. Ma quando in qualche modo l'insistenza è oltre, diventa manipolazione, diventa mancanza di rispetto. Anche perché lui, quando lei, la moglie, in qualche modo si è ribellata, c'è stato un momento in cui si è ribellata e gli ha detto io non ti voglio, tu mi rovini la vita, in qualche modo lui la fa sentire in colpa, le dice tu mi stai buttando via e stai sbagliando, e qui la personalità non forte cade nel tranello.
Mi spiego? In qualche modo mette in dubbio quello che per lei è importante. Forse lui ha ragione. Ma potrebbe essere Alex Belli un narcisista perverso? Sicuro. Ma chiedo, perché ho fatto una ricerca. Guarda, io almeno in questi settori, diciamo così, divulgativi come la nostra trasmissione, eviterei di etichettare, ok? Il narcisista perverso. Il narcisista perverso è una persona che manipola ed con un grado di egocentrismo a livelli estremi, estremi. E cosa ci interessa saperlo? Comunque è sufficientemente egocentrico e manipolatore, sicuramente. Ma e con questi uomini, in qualche modo, è fondamentale avere la propria identità e capire se lui mi vuole in qualche modo trascinare in una situazione che per me è più male che bene. Io devo avere il coraggio di capire che lo devo lasciare. Ma chiama Grazie. Troppo e a rischio manipolazione? Come? Chiama troppo e a rischio certo, manipolazione? Certo, perché la definizione di amare troppo in realtà significa che tu con me puoi fare quello che vuoi, io tollero, io in qualche modo accetterò. Mi spiego? Quindi amare troppo vuol dire dimenticare di amare se stessi e puntare il discorso tutto sull'altro. Amore ha a che fare un amore sano? Un amore sano ha a che fare con una grande capacità di non perdere mai di vista anche i propri bisogni all'interno di una relazione. Viviana. Sì, due cose. Innanzitutto Alex ha sempre avuto a fianco a sé donne non italiane, straniere, che avevano poi delle difficoltà nel vivere in Italia. Questo dice molto, la dice molto sul fatto che poi hanno paura di ritornare nel loro paese e avere difficoltà di inserirsi in Italia. Altra cosa, sono stati presi dei provvedimenti dallo psicologo, alla psicologa del Grande Fratello, perché Alex era sicuro che doveva rimanere fino a 3 giorni prima della finalissima. Poi cos'è successo quindi? Perché è uscito lunedì? È uscito lunedì perché io credo che giustamente lo psicologo, che è una persona che ha fatto, non so qua, a parte che è la sua esperienza, ma sono più di 12 anni anche dagli altri grandi fratelli Nipa, ha capito che la situazione era veramente grave, sia per Delia da un punto di vista psicologico e sia per Soleil. Quindi ovviamente è intervenuto e ha detto al gruppo degli autori, ha detto: dobbiamo innanzitutto salvare quella che è la salute anche mentale di queste donne, perché la situazione era veramente molto molto quindi delicata. Io mi pongo una domanda: solo Signorini non si è accorto che comunque c'era qualcosa c'è qualcosa che non va? Ha detto: ma non guarda, c'è nulla di male vedendo tutto ciò. Alfonso Signorini è uno degli autori, peraltro mi sembra strano perché lui è come me un sociologo, quindi è molto attento in determinate cose, però Alfonso Signorini deve anche ascoltare quello che dicono da anni e anni gli altri autori che sono da una vita nel Grande Fratello. Lui, Alfonso Signorini, c'ha solo una pecca, che è anche un direttore di giornale, si deve tenere buoni certi VIP, però andremo sicuramente a parlare del comportamento di Katia Ricciarelli, quindi lui deve in qualche modo galleggiare e prende posizione solo per quello che gli interessa. Peccato perché io sarei stato molto più incisivo nei confronti di un atteggiamento di Alex Belli, nei confronti di Delia, ma anche nei confronti di Soleil, che non è stato fatto, è stato poi messo tutto un po' alla carlona. Peppe, è stato abbastanza difficile la permanenza all'interno della casa di Alex, ha trovato un po' tutti contro, a partire da Katia, che è stata sempre, insomma, un'amica per lui, un sostegno all'interno della casa. Peppe. Io ho visto bene questi ragazzi di cui parliamo e sono tutti ragazzi molto belli, per cui questo vuoi che non conti? Stiamo parlando di ragazzi, di ragazze molto belle, per cui è vero il disagio, è vero, ma se io fossi questo Belli, insomma, voglio dire... Sì, però, no, vabbè, comunque io ti sto chiedendo bellezza... il rapporto tra Katia e Alex. Katia è una donna matura, di una certa età. Sì, infatti fa il suo ruolo. Katia ha fatto il suo ruolo, cioè quello della... no?
della donna saggia, della donna che interviene anche con Soleil, che insomma un po' abbiamo visto, no? Infatti, vedendo le immagini di Soleil e Delia insieme, commenta: non esiste proprio, c'è un limite a tutto, dovrei dire delle cose che adesso non voglio dire. Probabilmente la manda a quel paese. No, vabbè. No, perché l'ha sempre difesa, era diciamo abbastanza, l'ha sempre protetta Soleil all'interno della casa, quindi a quel punto... Proprio all'ultimo andare contro di lei forse neanche le è convenuto più di tanto. Chiedo a Sole. Sì, allora, secondo me lei sta con Soleil perché l'ha sempre vista che anche lei è una ragazza molto sopra le righe. L'è sempre stata anche lei nella sua vita, quindi di conseguenza si sta vedendo un pochino anche lei. Però non è che l'ha sempre difesa. Nell'ultima confessionale che lei ha fatto, l'ha anche ripresa, nel suo senso ha detto no, non pensavo ci fosse queste cose, è degenerato tutto e di conseguenza secondo me dovrebbe un attimino insomma riprendersi. In un certo senso con i suoi modi gliel'ha detto, gliel'ha fatto capire. Dopo ho sentito anche che si sono parlate nella notte, logicamente su lei adesso ha solo lei per quanto riguarda un discorso di sfogo e penso che insomma rimangono amiche per questo motivo e basta. Comunque questo bacio tra Soleil e Delia è piaciuto a quanto pare molto a Delia, un pochino meno a Soleil, anche se poi messa un pochino sotto torchio diciamo dal conduttore, ha messo sì in fondo un pochino mi è piaciuto visto che è tanto tempo che sto nella casa, sto chiusa. No, lei si è distaccata subito. No, com'è? Dopo invece... Ha cambiato nuovamente versione, ha detto invece l'ho fatto per vedere se, questa è la prova, l'ho baciata, è la prova per vedere se veramente, insomma, fosse davvero gelosa di me la Delia. Quindi, ma secondo me non è serviva quel tipo di prova per capire... Ma lei ha voluto giustificarlo. La giustificazione è stata... In maniera molto blanda, sinceramente. Perché alla fine non ci stava niente da giustificare, l'ha fatto presa magari dal momento, non so, Alex Belli ha detto che non avevano bevuto, hanno bevuto molto poco, poi non si sa, invece tutti i giornali hanno scritto che hanno bevuto abbastanza, quindi non si sa nemmeno se c'è stato l'alcol o meno, però io penso che erano un po' tutte e due esasperate, perché vedendo insomma la persona di Alex Belli, il fatto che proprio lui è molto impostato, se tutto quello che dice lo dice in dizione e in pratica, come ha detto la dottoressa, secondo me è un manipolatore e si vede tantissimo. Quando è andato via le ha detto alla moglie: ti prego rimettiti le fedi, ce le rimettiamo adesso. È sempre questo Harmony, questo romanzo rosa che lui scena e che sinceramente è un po' ridicolo, anche il fatto che se ne è tornato indietro per salutare tutti come se ne andasse via all'attorone, no? Insomma, Fabio degli Harmony, insomma. Diciamo pure che se ne sta parlando un po' troppo di questo bacio, cioè... Secondo me no, invece, cioè nel senso un qualcosa che si poteva anche evitare, in particolare su una rete nazionale. Ma assolutamente. Ma un conto, secondo me, scusate, se a me piaciono le donne, io bacio una donna, ma che devo baciare tanto per far vedere, far spettacolo tutti, non mi sembra molto educativo nei confronti anche di tanti ragazzi che vedono. Ma infatti, fatemi capire. Ma infatti non deve essere educativa la trasmissione, l'abbiamo già messo in chiaro. Ho capito, non deve essere educativa, ma neanche diseducativa, cioè scusatemi. La cosa, diciamo, tra virgolette, brutta, scusate se ho interrotto prima l'ospite in collegamento, questa trasmissione non ha lo scopo di educare le giovani generazioni, per cui questo è da sottolineare, mi sembra importante. Beh, poi non è neanche un trumascione, nel senso non è che si possono controllare. Potete cortesemente alzare il volume di Viviana perché non la sentiamo, dalla regia, grazie. Ho una voce molto poco femminile, mi sentite adesso? Ti sentiamo, sì. Allora, innanzitutto del bacio, se voi guardate attentamente la scena, a un certo punto Delia si distacca e Soleil la riprende. Questo va detto perché Delia si stacca, Soleil la riprende. Detto questo già la dice tutta e soprattutto questa motivazione, sentivo negatività dove si è visto che uno sente negatività e vai a baciare una persona che ti trasmette negatività. Per quanto riguarda il discorso che sicuramente il Grande Fratello
quest'anno è molto diseducativo, sono d'accordo non solo sul discorso di questi amori etero e non etero che vengono probabilmente visti dai giovani in un modo come lo famo strano, a scuola facciamo come fa Soleil e Delia, perché poi i giovani vanno anche indirizzati, vedendo questo diceva diventiamo dei personaggi, perché il ragazzino che ha 14-15 anni e non ha ancora una conoscenza perfetta dell'atto d'amore, del bacio e tutto, fa questa confusione. Ecco, dispiace quando un reality come quello non viene in qualche modo indirizzato e spiegato a signorini, dove a dire guardate che l'atto d'amore, questo gesto non ci è piaciuto, ci piace di più quando c'è veramente amore, perché loro non l'hanno concordo pienamente con te, Viviano, ovviamente. Comunque questo bacio non è piaciuto neanche a Natalie, dice deviante per il pubblico tradizionalista, Peppe. Io infatti diciamo che ho già detto questa cosa e la ribadisco, per cui la trasmissione non ha questo obiettivo, cioè quello di educare o meno il pubblico. Però scusami Peppe, però prego, comunque il conduttore prego. Deve anche dare un attimo un minimo di giudizio, cercare di portare, di tirare le somme di tutto ciò che si vede. Ma l'abbiamo già detto prima che purtroppo Signorini deve tener conto di rapporti in quanto ha anche un giornale, per cui non è che può giudicare come vuole, è tutto molto mediato. Non è un problema, però io allora come telespettatore posso anche giudicare questo comportamento, dottoressa. Allora io darei anche una suggerirei anche un'altra lettura del bacio dato dalla moglie il cui marito le sta imponendo un harem. Bene, quindi l'entrata nella gestione, diciamo, familiare e sessuale anche di un'altra donna. Quando una moglie, in qualche modo, come in questo caso, si piega a baciare, diciamo, la sua rivale, tra virgolette, potrebbe anche essere sintomo di un suo cedimento interiore, come dicevo prima. Quando sì, ma non... Signorini che dice che va bene tutto, questa è la mia domanda. Va bene tutto, in qualche l'ho modo l'hai già prima. Risposto tu, non va bene tutto, perché queste trasmissioni che in qualche modo lasciano passare il messaggio che qualsiasi strada tu prendi in qualche modo è quella giusta, in definitiva, soprattutto senza, diciamo, dimenticando i paletti che in qualche modo sono i veri valori della vita, in qualche modo sono assolutamente diseducative. Però, ripeto, ci sono tante situazioni nella vita normale, dimenticando tutto il gossip e l'architettatura che ci può essere dietro al Grande Fratello, ci sono tante situazioni di coppie nella vita normale dove in qualche modo uno dei due partner, prevalentemente maschio, ma adesso anche uno dei due partner, femmina prevalentemente, ma adesso anche maschio, in qualche modo è in grande dubbio se accettare o no l'harem che le propone il partner. E quindi spesso e volentieri queste persone fragili interiori, che non hanno ancora capito qual è, che cosa vogliono dalla vita, si abbassano ad accettare il triangolo, accettare lo scambio di coppie, ad accettare di andare al club scambisti, mi spiego? E per... proprio per capire se in qualche modo che cosa vogliono. Ma spesso e volentieri queste persone che si abbassano a accettare qualcosa che non fa parte della loro cultura sono persone che ancora devono capire cosa le fa contente e quindi sono facilmente manipolabili. Sì, rispetto a cosa? Perché lei già tre volte ha detto si abbassano a... Si piegano ad accettare qualcosa che non necessariamente a loro piace. Mi spiego, sono uno scoiattolo, tra virgolette, mi faccia fare una delle mie metafore. Prego. Se io sono uno scoiattolo e in qualche modo mangio noccioline, mi spiego, non posso mangiare carne cruda o ossa triturate, mi spiego, mettiamo caso, e do un partner che invece mi dice le devi mangiare, ok? Io, in definitiva, se ho una personalità fragile e non so dire di no, io
proverò a mangiare bene, a mangiare la pietanza che mi offre il mio partner, mettendo a rischio la mia salute, in questo caso la salute psicologica, interiore. Certo, lo scoiattolo mette a rischio anche la salute fisica. Che cosa non ti convince di questo discorso della dottoressa? No, dell'abbassarsi, secondo me... Piegarsi, ho sbagliato termine. Ma è uguale, tanto né si piega né si abbassa. Uno prova, fa un tentativo di... Perché, voglio dire, se parliamo di alimentazione, è ovvio che se io la costringo a mangiare del ferro, è ovvio che lei si sente male e io pure sono un delinquente a proporglielo. Però in questo caso io le propongo di mangiare altro, un dolce, un dessert. Che per te potrebbe essere ferro, però, rimanendo nella metafora. E vabbè, okay, se sono diabetico... Stiamo perdendo della metafora. Bisogna capire persona che cosa vuole. È giusto che all'inizio io sia disorientata. Ma come? Io ho una cultura che in qualche modo contempla una coppia in qualche modo chiusa, dove tu mi fai ami me, in cui resisti alle tentazioni di cui è pieno il mondo di andare con altre donne. Questa è la mia cultura. E tu, dopo che mi hai conquistato, stato, mi dici, sai amore, io voglio la coppia allargata, dopotutto tu rimani sempre la mia prima donna. Ma no, mi spiego, ma no, questa ma è no. una ma è no, una così no, realtà così no. Ma no, ti le sto cose... facendo un esempio, altrimenti non ci no, è uno degli esempi. Le cose vanno, diciamo, vissute di pari passo, per cui è ovvio che se io ho una tentazione, ho una curiosità, è bello che anche io accompagni la mia compagna verso questa curiosità con gradevolezza, con gradualità. Ma sei moderno! Ma siamo d'accordo, ma nel Grande non Fratello può non essere c'è che questa io... gradevolezza. Sei tanto moderno! No, ma... Non c'è armonia! Cioè, non può essere che io prendo una ragazzetta e gli dico andiamo là, e quella si sciocca. Ma chi ha detto questo? Stiamo parlando della situazione che ci sta proponendo il Grande Fratello. E non allora, è una situazione di gradevolezza, è una situazione di manipolazione delle persone. È una relazione tossica, non è una relazione normale. Stiamo parlando di questo, certo. Diciamo. Posso anche esprimermi con il mio partner. Comunque, andiamo avanti. La mamma di Soleil difende la figlia e dice praticamente questa coppia la sta manipolando. Cosa ne pensi, Sole? Beh, insomma, secondo me Soleil ha tutte le colpe come Alex e Delia, perché in fin di conti lei c'è stata all'inizio, l'hanno girata per un po' di mesi che non era amore e adesso si scopre che invece c'era amore. Per quanto riguarda me, Alex ha voluto a tutti i costi sentirselo dire in diretta che lei lo amava, che lo ama ancora, e da quel momento in poi ha fatto la scelta di dire ok, te l'ho fatto dire, adesso sono contento, io continuo per la mia strada con Delia, tanto la manipolo come voglio. Sì, questo è il passaggio successivo, però questi genitori, il punto è che difendono a tutti i costi tipo i figli. È giusto, è corretto, cioè nel senso, io avrei detto magari mia figlia ha sbagliato. Non è sempre così. Infatti dovrebbe essere questa cosa a prescindere qui. Dagli altri, siccome ha anche una certa età se lei per poter decidere, no? Una linea praticamente chiamiamo corretta della condotta, automaticamente neanche i genitori seguono questa linea qui. Quindi voglio dire, è un modo di dire, sì, mia figlia fa questo, la difendo. Io sinceramente da mamma non l'avrei mai fatto, perché se tu hai sbagliato ti dico guarda, stai sbagliando, cerca di cambiare, cerca di ragionare, capisci quello che hai fatto e da questo momento in poi insomma controllati. Ma anche i genitori in questo caso qui non stanno facendo la loro parte. Dottoressa, io non immagino. Un attimo Viviana, diamo un attimo, facciamo rispondere la dottoressa, poi ti do la parola. Beh, allora, la capacità di capire le dinamiche sane di una relazione purtroppo è una capacità che, come tu sai, io vi sto sempre ripetendo, è una capacità che ancora manca nel 2022. Ok, siamo affetti da analfabetismo psicologico relazionale, onde per cui anche i genitori non sanno affrontare in qualche modo in una maniera di educativa, no? Il comportamento di questa ragazza, perché un genitore che in qualche modo, come ha detto la nostra Sole, no? Che segue una etica verso un comportamento in definitiva di rispetto, avrebbe dovuto dire alla figlia
figlia mia, sei in questa situazione perché hai in qualche modo anche tu fatto degli errori, renditene conto invece di sentirti vittima e di puntare solo il dito. Mi spiego? Purtroppo, diciamo, queste dinamiche fondamentali non si sanno come inserirle all'interno di un contesto. Ma a me è sembrato che sono tutti sordi, non si vogliono ascoltare, perché anche Soleil non faceva parlare Alex. E va bene, fa comodo non ascoltare. Fa anche comodo, però non c'è proprio una comunicazione normale, perché quello stava parlando, tu fallo dire, che tanto... Che tanto, insomma, è sempre una persona prepotente, sì, ci avrà sempre la parola, però dopo tu sbagli pure. Ma non è da me, non so lei, scusami. Sì, è vero, tutti e due sono prepotenti, si sono trovati probabilmente, non lo so. Però, e poi altra cosa, ricordiamoci che Signorini comunque ha sempre diretto dei giornali di gossip, quindi è ovvio che lui vuole, insomma, all'arena, che gli frega, l'importante è che fa audience fondamentalmente. Certo. Cioè, quello è certo. L'interesse su altro che sociologia, sì, dopo magari si analizzerà meglio le dinamiche per fare un discorso un po' fluido, ma poi, insomma, metà trasmissione la spesa a dire ah, noi non giudichiamo il bacio tra due donne, non giudichiamo, però sembra mettere le mani avanti, come io penso, ma se due uomini si fossero il bacio tra due donne, ma sono due donne che, cioè, tipo Soleil, se a Soleil piacciono gli uomini, perché deve baciare anche le donne? Perché cioè, è punto, in una situazione capito? Importante per lei, cioè in una situazione di coppia dove è, o meglio, potrebbe essere questa l'interpretazione. Non è bene, perché noi non la conosciamo. È in una situazione di coppia dove la persona che lei ama in qualche modo le sta dicendo: tu devi accettare che io vado anche con altre donne. Evviva. Mi spiego? Ma non solo che vada sessualmente, tu rimani sempre la prima. No, io la amo, mi spiego? Perché è anche una manipolazione di questo tipo, perché prima le ha detto tu rimarrai sempre la prima, amo solo te, e poi in qualche modo le ha fatto capire che non c'è solo, diciamo, piacere sessuale, ma anche un coinvolgimento emotivo. Quindi una donna si è piegata a vedere cosa si prova, si potrebbe essere piegata a vedere cosa si prova andando a baciare quella che mio marito mi dice che prima o poi deve entrare nella mia relazione. Capisci? Quindi eccole qui tutte e tre, guardate un piegamento. Po'. Io con questa foto mando la pubblicità, ripartiamo proprio da qui, tra pochissimo. E continuiamo a parlare di Alex e Delia. Alex non ha dubbi, dice che il suo amore per Delia è più importante di ogni cosa. Quindi, cosa succederà ora, secondo te, Donatella? Secondo me, allora, Delia, finché, insomma, non esce, continuerà a giocare. E a giocare con chi a questo punto? Mica lo so, può darsi che o continuerà con Soleil e magari ci sarà qualche sviluppo. Poi ci sta, non lo so, Barù, ma mi sembra un po' sulle sue, quindi altre persone con cui può accoppiarsi, tra virgolette, o creare un'amicizia, ancora non le vedo. Vediamo, stiamo a guardare, probabilmente però per come è stato accolto il bacio, secondo me non continueranno su quella strada. Viviana. Ma guarda, no, io penso che sono le ultime 3 settimane dove, insomma, si arrenderà, vivrà forse pienamente la casa come si deve. Volevo dire una cosa inerente all'intervento della mamma di Soleil. Non ci dimentichiamo che la mamma di Soleil è americana, quindi hanno delle vedute molto più vaste. Avrei voluto invece sentire l'intervento magari del papà e dei nonni, che noi sappiamo benissimo sono abruzzesi, abitano ad Avezzano, che hanno delle culture molto più legate al senso dell'amore più pulito, più bello, ecco, quello sarebbe stato interessante, ma sembra che ci sia un silenzio stampa dalla parte della famiglia del papà, è solo intervenuta la mamma. Per il resto, Delia, io credo che queste ultime 2 settimane e mezzo sarà la vera Delia, che si divertirà, parlerà e nient'altro. Comunque Alex, prima di uscire dalla casa, dice a Delia che comunque le dà l'esclusiva, cioè nel senso saranno loro due e basta fuori dalla casa, cioè ci credete?
Ecco qui. Sì, c'è già un lavoro fuori, stanno già seminando bene. Allora, e non posso guardate questo articolo, sì, sono geloso di te, tanto, sono un gelosone, sono tanto gelosa, allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano esclusività. Ma... Dottoressa, beh, che devo si fare? Può cambiare così di un giorno all'altro? Ma per carità, no. Ma per carità, ma ci mancherebbe. Ma non ci crede neanche lui, secondo me. Ma sicuro. Allora, ma lui... sono parole che si possono dire quando, in definitiva, il predatore o la predatrice si trovano in pericolo. Quindi, per riprendere, diciamo, la preda, usano tutte le esche che possono essere utili al caso. Quale sarà il ruolo di Soleil una volta uscita dalla casa, secondo te, Peppe? Quale? Quale sarà il ruolo di Soleil una volta uscita dalla casa? Si continueranno a vedere, secondo te, oppure ognuno va per la sua strada? No, si continueranno a vedere sicuramente. E in che rapporti saranno? Cosa faranno? cosa faranno non lo so, però sono due, insomma, voglio dire, sono due birichini, quindi sanno la vita come va a finire, si rivedranno. Penso che finché lui... Penso che una persona che è fatta come Alex continuerà a essere così all'infinito finché o si accorge di avere un problema, perché comunque ha un problema bello grosso, e mette nei guai tutti gli altri e con le sue relazioni tossiche, e, oppure, non lo so, potrebbe succedere, nel senso, secondo me non c'ha tante alternative, probabilmente potrebbe incontrare un'altra persona come lui che lo mette... L'ho già incontrata, Soleil. No, ma tanto ce ne sono altri. Sole... Beh, secondo me... Ma hai notato innanzitutto che non ha salutato per niente Soleil quando è andato via Alex? Quando è uscito? Beh, quando è uscito ha fatto questa scenata, si può dire, da grande uomo, secondo lui grande uomo, ma si è reso molto ridicolo per me. Ecco, e il fattore che lei l'ha come liquidato, non voleva saperne, ecco, si può anche capire come lui la chiamiamo trattata, però lei ha tutte le sue colpe, è anche normale che in questo periodo sia arrabbiata perché di figuracce ne ha fatte, ecco, finora, e lui era contento anche per questo. Sicuramente fuori tra me e per me loro due si troveranno, avranno sempre questi alti e bassi, ci sarà sempre Delia di mezzo e ci sarà questo, sempre questo trio, può darsi che faranno Grande Fratello a tre. Chissà, speriamo di no. Andiamo ad un altro concorrente, Barù. Barù che nel corso della puntata di lunedì sera recupera una sorella al Grande Fratello. Serviva davvero questo programma per farli ravvicinare, Peppe? Io Barù adesso in questa fase l'ho messo a fuoco poco, devo essere sincero. Però, ecco, mi piace come persona, mi piace molto come Viviana. Persona. Viviana. Ma guarda, Barù è un bel personaggio, perché sembra che non stia nella casa del Grande Fratello, ma nella casa di Barù. Esatto, perché è vero. Non mi è piaciuta la frase che ha detto entrando, qua, dopo che ha incontrato, dopo parecchio tempo, la sorella nata da un secondo matrimonio del papà, quell'espressione di dire non mi piacciono queste cose, ma Barù è così. No, è ma anche la sorella poteva chiamare il fratello prima, lo deve chiamare durante la trasmissione, cioè deve andare in trasmissione per rivedere il fratello? Ma sai, queste cose noi non le sappiamo, non è detto che magari la sorella più volte ha cercato, lui, certo, sai, certo, molte dinamiche non le conosciamo. Certo, fa specie che tutte le volte che un personaggio è in una trasmissione molto importante come il Grande Fratello, all'improvviso compare. È diventato un po' c'è posta per te, dottoressa. Beh, in realtà è una grande tentazione. Poter avere un momento di notorietà, in definitiva, nazionale. Quindi noi non sappiamo se dietro al fatto che la sorella abbia chiesto di vederlo in qualche modo ci sia questa voglia di notorietà, oppure sia l'ennesimo tentativo per cercare di incastrarlo ad un colloquio dopo tanti, appunto, che sono falliti. A volte capita anche questo, ci sono dei desideri di riavvicinarci a qualcuno che amiamo, che però questa persona ci continua a voltare le spalle. Comunque, andiamo a questo personaggio davvero particolare. Ti piace intanto? Barù.
ti convince? Come lo vedi? Come lo trovi, Donatella? Allora, mi fa un po' specie che ogni volta che qualcuno, insomma, col suo carattere giunge al Grande Fratello, poi si stupisce di certe dinamiche, come appunto è successo con la sorella. Fa parte del gioco, è inutile che tu ti isoli o comunque fai quello alternativo. Alla fine pure tu stai dentro il Grande Fratello, quindi non è che l'ho inquadrato benissimo come persona. Sembra alcune volte in effetti che sia stato costretto ad entrare. Questo onestamente non mi piace particolarmente. Fa parte di quella questo. Cosa che dicevo prima io, no? Del fatto che è un equilibrato. Per cui è ovvio che di fronte è un equilibrato, ma se sai che vai al Grande Fratello, sai anche che parleranno di te, di ciò che hai fatto prima, ciò che farai, quello che è successo, viene messo in piazza, se no non vai al Grande Fratello. Non è che entri, dici, oddio, non lo sapevo. No, cioè, fatemi capire, dove stai andando? Ognuno poi mette sul tavolo il proprio carattere, il proprio essere, no? Sì, ma perché ti stupisce, Peppe, il fatto che potresti rincontrare una sorella piuttosto che un vecchio amore? Ah, questo non te lo so dire, no. Comunque una cosa è certa, che il nostro Barusi sta dando da fare, si sta muovendo qualcosa secondo me, anche con Jessica, che ne dite? Allora si è fatto fare il massaggio, Barù ha fatto il massaggio a Jessica, Jessica poi ha fatto la pedicure a lui, chissà. Se nasce qualcosa magari proprio a fine, insomma, siamo agli sgoccioli ormai. Ce lo auguriamo, perché quando nascono le cose io sono sempre molto contento, evviva. Io dico di no, assolutamente no. E calla. C'è qualcosa di più secondo te? C'è qualcosa che sai che non ci vuoi dire? Che non posso dire, io vi dico di no. Purtroppo no, per quanto a me Jessica piace tantissimo e le auguro veramente di trovare il grande amore, ma Barù non è il suo grande amore, assolutamente. Non è il suo grande amore. Andiamo invece a due strade diverse. Sole? Beh, secondo me non sarebbe stato male una coppia tra loro due, però c'è troppa differenza. Secondo me Jessica ha bisogno di una persona più dolce. Lui è un tipo che secondo me vuole farsi servire. Adesso gli va bene così, sta tirando avanti così, mancano pochi giorni. E sinceramente fuori non penso che sarebbe una coppia che continua. È lì perché è entrato, ha voluto entrarci, ma creare un futuro per me no. Guarda, io credo che Barù una volta che esce da casa chiude i contatti con tutti e non si fa sentire con nessuno, la mia impressione. Peppe, no, invece io pensavo, no, guardando appunto Barù nelle sue manifestazioni, che fosse un ragazzo dolce invece, no? Ragazzo dolce. Premuroso. Non lo so, secondo me ancora non si è mostrato tantissimo, quindi è vero, abbiamo visto davvero poco per poter dare un giudizio, non abbiamo tutti gli elementi. Però quando l'ho visto mi è sembrato sempre molto equilibrato. Però non c'è detto per chi tifi, chi deve vincere questo Grande Fratello secondo te? Ah, su questo, beh vabbè, noi abbiamo una età tale per cui siamo, diciamo, abbagliati da Kabir Bedi. Kabir ormai non è più uscito. Però aveva dato un grande segno di signorilità, di equilibrio. Quindi adesso voti giù Cascasella? Non me la sento. Aricerelli? No, forse... Allora che si fa? Guarda, chi deve vincere? Devo aspettare ancora un po'. Non ha le idee chiare, Peppe. No, dobbiamo vedere gli ultimi sviluppi. Perché non se parlo di fascino, sono tutte ragazze molto belle. Sì, ma non si vince per il fascino, il Grande Fratello, Donatella. No, il fascino no. Secondo me più si tiene banco, più si riesce a attirare l'attenzione. Non va tantissimo. Però non si neanche vince, senza esagerare neanche tanto. Adesso un po' andranno all'otto a capire chi vince. Ma Lulu. Avete... Sì, Viviana? Lulu. Ah, Lulu, sì. Lei potrebbe vincere, in effetti. Ti piace Lulu? Oddio. Allora, Lulu mi piace perché mi piace perché a livello estetico. No, vabbè, ma estetico, beh, non è che stiamo... Però... Stiamo commentando un concorso però, di bellezza. Cioè, ho capito. Però è troppo caricata, è troppo finta, è troppo... Ma è finta come? Nell'outfit, nel vestire, mettersi gli accessori o è finta nelle seconde di carattere? È troppo finta. Da che punto di vista finta? Nell'outfit, come dicevi tu. E sì, la ma a livello caratteriale come la vedi? Ti piace come risposta? La posso usare? È vero. A me invece non dispiace, mi sembra più onesta, più vera, con i suoi alti e bassi, con le sue follie. Viviana?
sul web Lulu piace molto, perché molte ragazze con le loro problematiche si vedono, Lulu non finge nulla in qualsiasi cosa. L'unica cosa è l'outfit, che lo, diciamo, è un po' cartone animato, che a me garba tantissimo. Magari sarà Manuel a dirle di farsi un po' meno sti finti, sì, finte lenticchie, sì, nere. Io ho una domanda per la dottoressa. Dottoressa, porta sempre una borsetta dietro Lulu con le sue cose, perché non la lascia mai? Che cosa potrebbe essere scattato in lei? Allora, premettendo che domande particolareggiate su Grande Fratello purtroppo non posso rispondere, perché mi documento sulle relazioni, diciamo, perché sì, io lo uso come effetto soporifero, anche se non dico assolutamente, non lo demonizzo assolutamente. Allora, una persona che porta sempre qualcosa con sé, bene, o lo fa perché è aderente a un personaggio a cui in qualche modo vuole assomigliare, oppure lo fa perché è affetta da un disturbo ossessivo compulsivo, ok? Cioè ha bisogno di un rituale, tra virgolette, che seda le sue ansie, ma sicuramente non è questo il caso di Lulu, assolutamente. Ho voluto dare, diciamo, anche questo taglio. Lo porta dietro perché probabilmente fa parte del suo look di bimba, di personaggio in qualche modo di fumetto, come in qualche modo sembra che si conci, no? Con queste lentiggini. Sì, carina, dai, simpatica. Esagerazioni. Carina, no? Sì, sì, no, sembra una coperta di Linus, magari, insomma, si sente più sicura così. Ma avete visto invece che non è uscito Alessandro dalla casa? È rimasto, nonostante il suo comportamento, insomma, particolare, diciamo, anche nei confronti degli autori, non si è comportato benissimo. Lo chiamano per mettere il microfono, dice sto prendendo il sole, non vado, vengo dopo. È un ribelle. Un po' quello che vuole, eppure è stato salvato dal pubblico. Beh, si è fatto notare. Grazie anche al gruppo della sua fidanzata, che è molto forte. Ah sì, Sofì. Qual è la fidanzata? Sofì. Sofì. Sofì ha un sostegno notevole. Io credo che sia stato molto aiutato dal gruppo, i fans di Sofì, perché il signor Basciano non è poi così amato in quel di Genova, ecco. Ma Sofì invece è molto amata, ci dicevi? Sì, molto, molto, molto amata, molto seguita, c'ha un sacco di gruppi fans, molto più ultimamente di Soleil. Soleil l'ha calato veramente i gruppi fans, che molti hanno preso le distanze. Non me lo aspettavo, Donatella. Ovviamente quando ti esponi in un programma... Però non, hai ragione, però non è che si è esposta poi così tanto. Diciamo, ha avuto i suoi fidanzatini all'interno della casa e basta, insomma. Però non si è fatta notare anche per altre cose. Sì, ma magari followers... Cioè, abbastanza educata, sì, sì. Però... Però i followers magari ognuno ha un'idea di te, che cioè, si fa un'idea, poi se tu non corrispondi a quell'idea deludi, quindi può darsi che così ne perde di followers, magari si pensavano che era un modo e poi scoprono che dentro la casa è un altro. Non tutti hanno la lucidità di vedere magari quando qualcuno finge o quando lo fa per farsi notare, eccetera, perché tanto... Ricordiamoci che tutto quello che succede dentro il Grande Fratello, sì, ci stanno cose spontanee, ma ci stanno anche tante cose costruite. Costruite. Esatto. Sole. Esatto. Oggi non ti esprimi, cioè oggi sei un po' taciturna, che succede? No, aspetto che mi interrompi. No, praticamente secondo me, Alessandro, ho sentito anch'io che non è un ragazzo proprio, cioè molto raccomandabile. Alle sue... Ho sentito anche una sua ex ragazza che l'ha accusato di molestie, che non è una gran bella cosa. Anche la mamma di Sofì si è messa praticamente a mettere in guardia la figlia. Vorrebbe parlarle, vorrebbe dire stai attenta perché tu sei una grande ragazza, sei una brava ragazza e non hai certamente bisogno di un personaggio così. Mi fa meraviglia invece però che Sofì si sia messa con Alessandro, perché l'ho sempre considerata, anche se molto giovane, una ragazza molto riflessiva. Sapeva cosa diceva, difatti ragionava da adulta, un po' troppo grande per la sua età, e trovarsi così, ha sempre rinunciato a tantissimi ragazzi molto belli, molto promettenti o anche magari molto intelligenti, con un personaggio così. Non vorrei mai che anche Alessandro sia un tipo come Alex, nel senso che
non dico sottometta, però stia soggiogando Sofì. Invece di Manila cosa ne pensi? Ha capito finalmente che Katia la cerca soltanto quando ha bisogno. Intanto già, ecco, abbiamo fatto un passo avanti, perché dopo aver fatto, diciamo, tra virgolette, la badante tutto il tempo, se ne è resa conto. Eh beh, era anche ora che si rendesse conto, perché finora ha sempre fatto tutto lei. E per fortuna, perché guardate com'è ridotta la casa adesso, voglio dire, ecco. E lei praticamente si è messa a disposizione di tutti. Alla fine si è stancata e ha detto: aspettate un attimo, anch'io sono una persona, voglio fermarmi e insomma pensateci voi. Adesso si sta praticamente attaccando molto ad Elia, si è sempre insomma stata attaccata anche a Miriana, stanno facendo un gruppo e si è allontanata da Katia. Forse magari avrà capito chi è Katia, e sarebbe stata ora anche in questo caso di averlo capito anche un po' prima. E adesso sto seguendo quello che magari lei dice sempre: io proseguo, non mi pento di niente, ho fatto il mio percorso e quindi sono contenta così. Anche perché, fini conti, insomma, lei non deve dimostrare niente a nessuno, mi sembra una persona corretta. Comunque, ritornando al discorso che facevi prima, io tutte queste donne che si lasciano soggiogare non le vedo, Che cosa vedi? Tu dici il tuo pensiero. Io vedo che la donna è comunque sempre al timone, è al timone. E guardate tutti i gesti, no? Di cui stiamo parlando. Sono gesti che fanno parlare, che fanno riflettere, che fanno, scusate il termine, che fanno casino. Per cui la donna non è assolutamente... di quello che stiamo parlando, di questo tipo... Di donna io non vedo donne che si lasciano soggiogare, anzi. Io credo... Posso dirti una cosa? Sì. Ecco, posso farti una domanda? Allora, se tu hai visto, non so se l'hai seguito tutto, il Grande Fratello, in questo caso Sofì era una ragazza molto determinata, e lo è ancora, ci mancherebbe altro, sì. Molto saggia, ecco, sapeva cosa voleva e cosa diceva. Se adesso la vediamo insieme a questo Alessandro, ecco, lui è un ragazzo che ha molti scatti d'ira, vuole in un certo senso comandare, vuole praticamente imporre il suo pensiero e lei accetta. Tu cosa ne dici? Che avrà vita breve. Vedi, voglio dire, logico che per me avrà vita breve e glielo auguro a Sofì, però voglio dire, come mai si è fatta, non dico abbindolare, però si è avvicinata a questo ragazzo? È sempre stata un po' soggiogata, perché se avevi consapevolezza prima di quello che stavi facendo non avresti accettato. Guarda, io ti posso dire una cosa, che non so se si parla di amore, ma se fosse amore, in amore non c'è dignità. Non c'è, purtroppo in amore abbiamo fatto tante sciocchezze noi che siamo persone, diciamo, al di fuori dei media, figuriamoci questi ragazzi che hanno tutti i riflettori addosso, ma quante sciocchezze faranno pure loro? Ma beh. Dottoressa? La dottoressa. Stavo riflettendo su una questione, quando appunto il nostro amico ha detto: ma veramente ci sono, io vedo molte donne in qualche modo in posizione di forza, eccetera. Sì, allora, sì. Io ne approfitto, perché sono qui e vi ringrazio sempre per gettare qualche seme, no? Per far comprendere un po' le dinamiche della relazione. Ne approfitto per ricordare una cosa a cui tengo molto, di uscire fuori dalla questione del sesso, donne, uomini, donne carnefici, uomini vittima, uomini carnefici. Il problema è questo, è che la gran parte di persone, di qualsiasi sesso siano, hanno una grandissima difficoltà a promuovere nella relazione una relazione di reciproco rispetto, usiamo questo termine, cioè una relazione in cui esisto anch'io ed esisti anche tu. La gran parte di persone non sanno come si fa questo e utilizzano, in realtà, che è la grande ricetta che va alla grande, una gestione dicotomica. Che vuol dire? Vuol dire che nella relazione
la persona che si vede, si sente in posizione di forza, di potere, il potere può essere anche solo psicologico, in definitiva, in qualche modo tende ad esistere sovrastando, cioè ferendo l'interlocutore in posizione di vulnerabilità. E faccio l'esempio nel Grande Fratello. In posizione di forza rispetto a Soleil e alla moglie Delia ci si trova questo l'uomo, non mi ricordo come si chiama. Alex. Bene, Alex. Ora, Delia, la moglie, no? In alcuni momenti ha preso il sopravvento, si è trovata in posizione di forza psicologica quando in qualche modo gli ha detto tu non conti più niente per me e ha ripreso il potere. E la nostra Katia Ricciarelli, no? Si è trovata in posizione di forza psicologica nei confronti dell'interlocutrice in posizione di vulnerabilità, che è quella ragazza che le ha fatto da serva per tutta, diciamo, per tutta il Grande Fratello. Vi spiego, è un continuo gatto e topo e gatto, che in qualche modo è la grande piaga delle relazioni. Nessuno sa come esistere rispettando l'altro, ma anche se stessi. E si usa questa gestione dicotomica che crea carnefici e vittime a seconda del contesto in cui ci si viene a trovare. Comunque ci siamo dimenticati un altro personaggio, Davide. Vi piace? Peppe. Guarda. Non mi dire bello perché... cioè, come lo trovi? No, io anche Davide l'ho seguito poco, perché adesso Peppe, io Peppe, ho capito, tu sei stato attratto dal triangolo e non hai visto più niente, secondo me. Esatto, infatti questa cosa di aver accentrato le attenzioni dei media, degli articoli, dei social, su questi tre personaggi, mi ha fatto annebbiare tutto il resto. E questo non può essere. Ti piace Davide? Ma io non ho ancora un giudizio sul tipo, sinceramente. Vabbè, comunque una cosa è certa, è molto educato, un bravo ragazzo. Viviana? Ma Davide è un buon personaggio, peraltro io lo vedo in finale, ma ahimè non lo vedo come vincitore. Quello che è successo nella scorsa puntata al Grande Fratello, dove Soleil l'ha attaccato perché si è risentita da una... da ciò che ha detto Davide nei confronti di Soleil, che non è mai affatto comunque segreto, perché Davide, ci sono dei video che girano sul web dove parla di Soleil, di una ragazza che comunque lascia molto a desiderare come ordine, come pulizia, altre cose. Qui, e più volte gliel'ha detto anche in faccia, Davide ha una caratteristica, dice le cose con garbo, senza offendere come fa Katia Ricciarelli, senza umiliare, ma evidentemente questo linguaggio in modo elegante, educato, non viene percepito da questi giovani, questi personaggi, anche certo, dalla stessa Katia e dalla stessa Soleil. Certo. Allora, se aggredisci, se dici le parolacce, se offendi, certo, allora comprendono. Se uno te lo dice tra le righe, non viene compreso. Però Davide è un ragazzo leale, onesto, ha sempre detto le cose che pensava, ma coi dovuti modi. E per quanto riguarda invece Katia e Giucas, secondo te arriveranno in finale? Ce la faranno? Io mi auguro Giucas no, perché è di una falsità pazzesca. Guardate che quello che ha detto la scorsa puntata Maria Monse, che le ha detto cerca di essere quello che sei veramente, ha ragione, perché è senza... Personalità, quando c'è stato questo attacco molto brutto di Katia nei confronti di due mamme, Manila e Miriana, un altro che è un padre comunque doveva dire no signori, questo non mi piace. Che cosa ha fatto il caro Giucas Casella? Quando sospende le telecamere della diretta è andato dietro a Manila e mi dispiace, e giustamente Lulu, che è molto vera, si è girata e le ha detto perché non lo dici in diretta e lo dici nascosto per non farti sentire da Katia. Ecco, è falsissimo, non arriverà. Adesso è uscito Kabir, uscirà certamente Katia con la finta di dire vi prego votatemi, perché lei sa che uscirà, e poi il prossimo sarà assolutamente Giucas. Dottoressa? Beh, Giucas Casella non è certo un personaggio in qualche modo che veicola valori, etica, assolutamente. Giucas è un personaggio tipico che veicola paura, codardia e opportunismo. Questo è visibile.
è visibile. Sicuramente non si è staccato mai dal personaggio televisivo, nel senso mi sembra che non sa vivere il reality, cioè non sa essere più se stesso perché è stato troppo tempo essere falso. O conviene forse fare così per andare avanti, scusate. Io credo che lui sia così. Sole. Beh, anche per me, Lucas, secondo me, lui non è mai stato vero. Lui ha sempre vissuto tra le righe. Il fattore di farsi, chiamiamo, compatire dai ragazzi che là dentro, per il fatto di aiutarlo, di fare delle cose. Lui vuole piacere a tutti, ma cioè, si vede che non è realtà. Anche tante volte il fatto che lo vediamo da solo, tranquillo, che fuma, sembra sempre che stia pensando: cosa devo fare? Come mi devo comportare? Adesso non so, parlo con qualcuno, mi devo fare accettare. Quando fa una, come i bambini, quando fai una marachella, poi vai e ti chiedi scusa. Non è un modo di comportarsi da persona adulta. Comunque, da questa puntata è emerso che sicuramente Katia, Ricciarelli e Giucas non vanno in finale. Quindi intanto li cominciamo già a escludere, giusto? Per il resto dovete continuare a vedere il Grande Fratello e a seguire noi. Certo. Vero Peppe? Esatto. Non abbiamo più tempo, grazie a tutti i miei collegamenti e grazie a voi di GRP e Vera TV che ci seguite sempre e siete sempre numerosissimi. Grazie. Ciao.